Da una bozza si arriverà a un testo definitivo, c'è tutto il tempo per lavorare ed eventualmente limare quelle che sono le eventuali criticità. Ad oggi però c'è un testo da cui partire. Ci sono delle proposte, c'è un dibattito, il Consiglio dei Ministri non è che approva un testo che arriva, si discute e insieme si approva un testo concordato, ma questo è normale. Della regione che non si opporrà ma sosterrà. La Lega sta provando a forzare la mano sull'autonomia, si parla di scontento anche negli altri partiti della maggioranza, anche dei vostri governatori al sud. No, adesso bisogna discutere, cioè, sarà un testo che verrà, probabilmente un disegno di legge dovrà essere approvato dal Consiglio dei Ministri. Noi siamo in Forza Italia favorevoli alla autonomia differenziata, però l'autonomia differenziata deve dare due risposte. Uno, il ruolo di Roma capitale. Due, non devono esserci aumenti nelle differenze tra il nord e il sud. Nella bozza che Calderoli ha trasmesso in Consiglio dei Ministri, secondo lei ci sono garanzie sufficienti sul non aumentare le sperequazioni fra nord e sud, fra territori? In fase di approvazione arriverà la versione definitiva dopo la legittima discussione e il legittimo contributo di ogni forza politica che fa parte di questo governo. Da una bozza si arriverà a un testo definitivo, c'è tutto il tempo per lavorare ed eventualmente limare quelle che sono le eventuali criticità. Ad oggi però c'è un testo da cui partire. Il progetto di Calderoli garantisce che non aumentino le diseguaglianze, non c'è il fondo perequativo, sui LEP si fanno a metà, insomma. LEP noi siamo già partiti, si dovranno fare, è già stato previsto, per noi quello è importante perché non si può fare la riforma dell'autonomia senza avere una fotografia della situazione. LEP servono a dare una fotografia della situazione regione per regione. Ci sono delle proposte, c'è un dibattito, il Consiglio dei Ministri non è che approva un testo che arriva, si discute e insieme si approva un testo concordato, ma questo è normale. La Lega sta provando a forzare un po' la mano anche in vista delle regionali in Lombardia, ovviamente è un tema anche di, come dire, i consensi elettorali. Non so perché si intende una proposta di un ministro che è lì per fare proposte nel più breve tempo possibile sia vista come una forzatura. Credo che si faccia il proprio dovere nel cercare di accelerare processi che sono in linea non solo con il programma del centrodestra, ma anche con le enunciazioni di tante forze politiche che non fanno parte del centrodestra e sulle quali si sono fatte tante chiacchiere. Questo processo non parte con questo governo. Riteniamo che in conseguenza di questo bisogna attivarsi. Affermate che va agganciata anche al presidenzialismo perché è un modo, sospettano alcuni leghisti, per tirarla per le lunghe, visti i tempi di una riforma costituzionale come questa. L'abbiamo detto fin dall'inizio. Questa è una nazione che ha agito sul testo costituzionale, su un sistema normativo, sempre a spot. Quindi quello che diciamo noi è che va ragionato in termini coordinati, il che non significa sulla tempistica dover agire in maniera parallela, perché i processi normativi non sono gli stessi. Quello dell'elezione dell'esecutivo è un processo che si è attivato con un confronto della ministra Casellati con le forze politiche per capire chi c'è e chi vuole ragionare di un processo che in Italia è necessario.